Siamo in viaggio per capire il mondo in cui stiamo vivendo. Vogliamo capire cosa sta succedendo in questo mondo. Il regista scenico è convinto che sia l'Istria la zona dove noi dobbiamo andare, viaggiare, per capire meglio il mondo, i suoi inizi e la fase in cui viviamo oggi. Ecco perché ci siamo messi in viaggio col treno a cercare di capire. Lì abbiamo trovato il professor Kasseler, ma ci sono stati dei problemi e quindi Seneca alla fine vi comunicherà le scuse per un servizio che è andato male. C'è poco da applaudire, guardate, tanto bagliore regista, sì, fa diventare matto. Come sapete lui si è laureato in filosofia, 110 lode, sta preparando una teoria filosofica nuova, quella dell'impossibilismo, guardate. Però questo viaggio non sta andando tanto bene, tanto è vero che ha deciso de dire qualche cosa a voi tutte per scusarsi di come sta andando il collegamento col professor Kasseler, che doveva dirci parecchie cose. Ecco, qui l'abbiamo ripreso negli studi della Varenghia Film. Vedete come soffre mentre sta creando le sue esibizioni film, che quando cerca di capire, guardate come pensa dentro di sé, è tutto intriso di pensieri, di sofferenze, di possibilità di esprimere qualche cosa che alle persone possa far pensare, perché lui pensa che le persone debbano pensare. E proprio in questo impossibilismo, lui dice, è impossibile che le persone oggigiorno non pensino ciò che è necessario per una vita che veramente sia buona. Come avete visto, il collegamento non è riuscito molto bene. Lì in Istria ci sono problemi di luce, di energia e pure di collegamento con il nostro decoder. Le riprese non sono state molto, molto precise nel significarci quello che abbiamo sentito di molto interessante a detta del professor Kasseler. La signora Pia era un po' infastidita anche per questo, ha provato a tradurre ma non si sentiva bene, e comunque il servizio sarà riproposto, nonostante che i fondi a nostra disposizione sono pochissimi, quindi i mezzi tecnici, come avete visto, non consentono grandi, grandi possibilità, ma tra le righe qualcosa si è capito. Quindi una buona notte a tutti e domani vi rimetteremo il documento storico del professor Kasseler. Studi di Hegenheim, riprendiamo il collegamento. In Istria non c'è grande possibilità di collegamento, il nostro decoder non ha funzionato molto bene, ma cercheremo di riproporre il servizio del professor Kasseler, intervistato dalla nostra Pia in una notte un po' buia lì in Istria, in mezzo ai campi. Luci non ce ne sono e quindi la linea era disturbata, avete visto. Ma comunque contiamo di farvi vedere a breve il servizio in maniera completa e anche molto più chiara. Questo vi saluto, speriamo che domani
la linea sia più